Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. San Marino rischia il default per debiti tra PIL in calo, il Covid e le banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo italiano e alla Banca Italia, da quando non è più Eldorado degli evasori e delle triangolazioni societarie, la Repubblica del Titano ha perso la sua grande ricchezza. In 10 anni il prodotto interno è calato del 28% e negli ultimi mesi del 12% per il lockdown. Il mini Stato si sta facendo carico anche della crisi bancaria, ma forte di 6.300 frontalieri e di una manifattura industriale di peso, chiede soccorso a Roma per collocarli sul mercato internazionale. Il rischio è che il debito se lo comprino i russi e i cinesi. Coronavirus, aumentano ancora i nuovi contagi, 235 in 24 ore, solo 5 regioni a zero, ma cala il numero dei tamponi effettuati. Il virologo Pregliasco dice spegnere subito i focolai, occhio a positivi importati. Preoccupano alcuni focolai come quello in Veneto e i cluster familiari in Toscana, ma sottolineano i virologi non è una seconda ondata. Speranza dice bisogna essere veloci e incisivi. Per chi non rispetta le regole è già previsto il carcere. Secondo il nuovo bollettino, cala ancora il numero degli attuali positivi, sono 14.621, ieri erano 14.884, per la prima volta sotto i 15.000. Rimane sotto i 1.000 inoltre il numero dei ricoveri, sono 940, con due regioni, Molise e Basilicata, a quota zero ricoverati. La regione 300.000 euro, la regione Lombardia, 300.000 euro per l'armonia dei bilanci, 700.000 euro di consulenze esterne per farsi spiegare le norme scritte di proprio pugno. È il paradosso che vive da anni la regione Lombardia, colpevole di aver creato un sistema di gestione della contabilità sanitaria talmente complicato che nessuno è più in grado di comprenderlo. USA, a Baltimora, rovesciata statua di Colombo. Trump dice difenderemo il sogno americano, iniziato nel 1492 e sul virus attacca la Cina. Il monumento del navigatore italiano è solo l'ultimo finito nel mirino delle manifestazioni antirazziste. Nel giorno delle celebrazioni per il 4 luglio per il presidente USA è l'occasione per cavalcare lo scontro culturale con i nemici della sinistra e nascondere i fallimenti sul coronavirus. Virus. Il contagio continua a dilagare con oltre 43.000 positivi nelle ultime 24 ore. I folli di Dio, la lotta di classe della Chiesa degli Umili, da Milani alla Pira fino a Padre Turoldo, dove si fonde il diritto di licenziare del padrone. Nel suo ultimo libro, Mario Rancisi, grande conoscitore della storia di Don Lorenzo, ripercorre le battaglie che precedendo le rivoluzioni degli anni 60, Vaticano II compreso, preti di strada, frati politici cattolici di Firenze ingaggiarono con le gerarchie vaticane, con la DC e con Confindustria a favore dei lavoratori e contro un'economia senza il soffio del Vangelo, eresie che oltre 60 anni dopo sembrano incarnarsi nel Papa venuto dall'altro mondo. Notizie da Napoli e dalla Campania. In Campania le scuole ripartiranno 10 giorni dopo, è la decisione. In Campania la scuola inizierà il 24 settembre, una scelta anticipata da tempo dall'assessore regionale all'istruzione, politiche sociali e giovanili, Lucia Fortini, ma fatta ieri dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni dei genitori. Una decisione, dichiara l'assessore, presa con rabbia ed amarezza, ma non c'era altra possibilità. Aprire il 14, come ha suggerito la ministra, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista del voto del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non più di 3 giorni, considerato che in tutti gli istituti l'inizio delle lezioni è sempre scaglionato tra le diverse classi. Terrore a Torre Annunziata, i sicari sparano tra la folla all'indirizzo di un pregiudicato. Momenti di terrore intorno alle 20:30 di ieri sera a Torre Annunziata, quando un comando camorristico è entrato in azione esplodendo colpi tra la folla in corso Vittorio Emanuele III. Secondo le prime ricostruzioni, l'obiettivo pare fosse un 36enne vicino al clan Gionta, da pochi giorni scarcerato per fine pena.
è scampato miracolosamente alla morte. I proiettili hanno infatti centrato la sua auto e distrutto la vetrina di un negozio. Passiamo adesso alle notizie dalla Puglia. Pneumatici, carcasse di auto e ossa di animali, scoperta di scarica abusiva nel bosco, l'area sotto sequestro a Gravina, pneumatici di auto, camion e mezzi agricoli, carcasse di automobili probabilmente rubate, pezzi di carrozzerie, elettrodomestici, ma anche ossa di animali derivanti da probabile macellazione clandestina o da un illecito smaltimento delle carcasse, una vera e propria discarica abusiva, frutto di abbandoni illeciti messi in atto probabilmente da anni nel cuore del bosco a Gravina. A scoprire lo scempio sono stati nel corso di controlli militari della stazione Carabinieri Forestali di Murgia Alta di Altamura. Allargate strada San Girolamo all'appello dei residenti, tra restringimento e lungomare pedonale, problemi enormi per il traffico. San Girolamo, aiutaci tu, questo muro non lo vogliamo più, recita così lo striscione apparso ieri mattina lungo strada San Girolamo nell'omonimo quartiere. È l'iniziativa lanciata dai residenti uniti nel gruppo Vivere a San Girolamo e Fesca per tornare a chiedere l'allargamento della via. Visto che la politica non ci è riuscita, commentano ironizzando, proviamo a chiedere una mano in alto, molto più in alto. Notizie da Treviso e dal Veneto. Maturità al Verdi di Valdobbiadene, 12 bravissimi contro il Lodi. Enrico Bronca, Davide Mondin e Gemma Dezzotti hanno portato a casa anche la lode al termine di un anno complesso. Conegliano, maxi rissa a bottigliate in centro, schizzi di sangue e vetri rotti davanti ai negozi. Presidente di Corte delle Rose ha detto ora serve il pugno duro delle autorità. Treviso, non rispettano la distanza al bar, 6 clienti risultati sanzionati per la prima volta, appunto i clienti e non il titolare del locale. Il comandante Gallo dice i nostri controlli non si fermano. Il caso ex cinema Edison a Treviso, la famiglia Archiutti fa causa, demolite i 2 piani in più, sono illegittimi, hanno detto l'immobiliare della famiglia in tribunale contro il gruppo Cecchin e i giovanetti in subordine chiesti 1,5 milioni di danni. Dopo 28 anni Auderzo chiude la videoteca Eurovideo, è stata premiata come miglior videoteca italiana nel 2010, contava quasi 14.000 tesserati. Dal Negro ha detto vorrei salutarli uno ad uno. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Primi 60 tamponi negativi dopo il nuovo focolaio Covid di Trieste. Il tracciamento adesso si allarga ad altre persone che hanno avuto un rapporto di prossimità con chi è risultato infetto. Tutti i primi tamponi, circa una 60, eseguiti ai controlli dei casi, eseguiti ai contatti dei casi riscontrati a Trieste, hanno dato esito negativo. Il tracciamento adesso si allarga ulteriormente ad altre persone che hanno avuto un rapporto di prossimità con le persone infette. Lo hanno comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedigra, e il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, a margine della riunione che si è tenuta in videoconferenza con i vertici sanitari regionali sugli ultimi contagi che si sono registrati a Trieste. Rullotta a fuoco nella notte, allarme intorno alle 23.30 a Pravis Domini per l'incendio del mezzo posteggiato nel cortile di un'abitazione. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento nella notte scorsa all'esterno di un'abitazione di Pravis Domini. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che intorno alle 23.30 hanno visto levarsi alte fiamme nel cortile della casa, ad andare a fuoco una roulotte posteggiata da parecchio tempo e non più utilizzata. Rissa in discoteca, 5 persone in ospedale, successo alle 4 di ieri mattina, di stamattina, in un noto locale da ballo di Sistiana Mare, caccia un'auto in fuga, intervento della Polizia di Stato di Trieste nelle prime ore in un noto locale da ballo di Sistiana Mare. Erano circa le 4 quando è scoppiata una rissa che ha richiesto la presenza anche del personale medico sul posto con 3 ambulanze. Scontro tra 2 auto, 4 persone in ospedale, incidente in mattinata a Udine all'incrocio tra via d'Artegna e via Monte San Marco.
lo scontro tra due auto, una Fiat Panda e una 500, appunto poco dopo le 11 a Udine, all'altezza dell'intersezione tra via Guarnerio d'Artegna e via Monte San Marco. Dell'impatto sono rimaste coinvolte, per fortuna in modo non grave, sia le due conducenti sia i passeggeri della Panda, ovvero marito e figlio della donna al volante. Sono stati tutti accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso. Pasiano, completata la sistemazione degli argini dell'Ivenza grazie ai lavori, messo in sicurezza l'abitato in passato interessato dalle esondazioni. Il comune di Pasiano ringrazia l'amministrazione regionale per aver portato a compimento gli interventi programmati per la sistemazione degli argini del fiume Livenza, che scorre a sud di Pasiano, un'opera molto attesa dalla comunità locale che mette in sicurezza l'abitato in passato interessato, appunto, come dicevamo, dalle esondazioni. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.